Molto spesso determinate interviste diventano difficili, specialmente quando uno è coinvolto anche emotivamente. Ricordare ovviamente Totò, diciamo, è importante. E parlando con Giuseppe, che ha intenzione di portare avanti quello che è stato il lavoro di una vita, di papà, è ovviamente d'obbligo. Cosa si sta facendo? Innanzitutto stiamo cercando di mettere di nuovo in moto la macchina della protezione civile, sia per mio padre, perché dopo 30 anni di lavoro per questo paese, lui sapete benissimo un po' tutti quanto ci teneva a questo paese. Quindi la stiamo rimettendo in moto. Siamo ancora un pochettino addolorati da questa grande perdita, perché mio padre era tutto, tutto il condottiero della protezione civile per Partinico. Io sto cercando di fare il possibile per non far mancare nulla, sia al paese che a tutti i volontari. Il nostro supporto come protezione civile è pieno al 100%. Anche fin dal giorno dopo del funerale di papà, noi abbiamo continuato a rispettare tutti i nostri servizi, l'antincendio, tutti i nostri servizi di vigilanza, tutto. Siamo sempre stati a disposizione del cittadino fin dal giorno dopo. Perché oltre alla perdita di un padre, Partinico ha perso realmente una persona importante per la speranza di questo paese. E noi non vogliamo far perdere almeno la speranza. La speranza è molto importante per risollevare di nuovo Partinico. E noi ci siamo al 100%, sia io da figlio che tutti i volontari. Sono tutti con me, tutti pronti per Partinico. Non ci vogliamo arrendere. Abbiamo avuto modo di vedere anche la partecipazione dell'amministrazione, della commissione e un po' tutti, quindi questa perdita, diciamo, addolora tutti. Ci sono dei progetti in particolare, dei progetti che si stanno portando avanti, visto tra le altre cose che ancora siamo in piena pandemia. Esattamente, dici bene, perché c'erano dei progetti in cantiere che noi stiamo riprendendo, non li stiamo fermando, in particolar modo l'assistenza a tutte le persone a cui hanno bisogno, quindi per quanto riguarda una piccola mano di aiuto, per spesa, per tutto. Quindi la protezione civile è sempre un punto di riferimento. I nuovi progetti che sono in cantiere li vedremo successivamente, li stiamo continuando, li stiamo portando avanti, ma come ben sai, per tutte queste cose ci vuole sempre tempo. Però noi siamo al 100% convinti che riusciremo a portare avanti tutti i progetti che erano in cantiere e tutto quello che voleva fare mio padre per questo paese. Siamo qui. No, non ci arrenderemo. Chiunque ha bisogno della protezione civile, sia a livello locale che nei paesi limitrofi, perché come ben sai mio padre collaborava anche con molti paesini del nostro comprensorio, quindi noi siamo pronti. Abbiamo ricevuto tantissime telefonate perché molta gente era preoccupata, ma i servizi che erano stati già prenotati, feste di paese, ho detto noi ci siamo. E stiamo portando avanti come abbiamo fatto la festa a Partinico, siamo stati presenti a Piazza Municipio, c'è stata la gara podistica domenica e noi siamo stati presenti. Noi li stiamo completando tutti. E quindi per tutti, chiunque ha bisogno di una mano, noi ci siamo, la nostra porta è aperta, la protezione civile non si ferma.